Il documentarista Italo Spinelli affronta in Gangor un tema delicato e purtroppo ancora attuale in molti paesi del mondo: la condizione della donna, la sua sottomissione e la mancanza di diritti. Per far ciò, costruisce una pellicola che mescola sguardo occidentale e placidità orientale. La stampa non dà nessuno spazio alla storia di queste donne. Io sto cercando l'India invisibile. Quella che non fa notizia. Foto. E qual è il tuo nome? Sai cosa dicono delle tue foto? Quando uno spregiudicato fotoreporter indiano, impegnato in un reportage sulle donne della Purulia, regione del Bengalo occidentale, fotografa la bellissima Gangor mentre allatta al seno il figlio, non è in grado di prevedere la reazione che l'immagine discinta della donna sul giornale scatenerà negli abitanti del villaggio. La denuncia della condizione della donna tribale è un urlo che lacera il contesto esotico e la curiosità di stampo quasi antropologico con cui il protagonista della storia si accosta al mondo in cui Gangor vive. Purtroppo, la seconda parte della pellicola perde di vigore dal momento in cui a questo sguardo curioso, ma esterno, si sovrappone il dramma vero e proprio.